Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. Apriamo parlando di scuola. La Regione concederà gratuitamente per 12 mesi agli enti locali che ne faranno richiesta immobili di sua proprietà non immediatamente fruibili per fini istituzionali da utilizzare affinché l'anno scolastico 2020-2021 possa prendere avvio seguendo le misure di sicurezza legate al coronavirus. Sentiamo l'assessore regionale al patrimonio Sebastiano Callari. Assessore Callari, la scuola ha fame di spazi per ripartire a settembre, la Regione ha trovato un modo per dare un aiuto. Sì, abbiamo avuto delle richieste, in maniera particolare il Comune di Maniago e anche l'EDR di Trieste ci ha chiesto la possibilità di accedere a degli immobili proprio per l'utilizzo del prossimo anno scolastico. Noi oggi abbiamo fatto una delibera che metterà a disposizione di tutti gli enti che ne faranno richiesta gli immobili della Regione che siano eventualmente disponibili ma non abbiano in questo momento un utilizzo specifico. Ecco, in questo modo crediamo di venire incontro alle esigenze degli enti che si troveranno in grosse difficoltà nel prossimo anno proprio per assicurare il distanziamento sociale, parola che non mi piace molto, chiamiamolo il distanziamento sanitario anche nell'ambito scolastico. E quindi, insomma, credo che sia importante che la Regione proprio in questo momento si spenda, metta a disposizione le sue risorse proprio per venire incontro a un tema così importante quale assicurare la didattica per il prossimo anno, visto che nell'anno precedente, ahimè, abbiamo avuto grossi problemi. Bibione è al secondo posto nella classifica dell'Osservatorio Italiano JFC delle destinazioni balneari, che premia la spiaggia veneta collocandola ai vertici delle mete considerate più rilassanti e tranquille. Ottimo anche il terzo posto per il parametro sicurezza sanitaria. Dopo un avvio di stagione con qualche difficoltà, il turismo sta crescendo, ci fa sapere il vice sindaco Gianni Carrer. Sentiamolo. Bibione sta reagendo in maniera molto energica ad una situazione particolarmente difficile, inaspettata, su più fronti, con una comunicazione che trasmetta sicurezza, servizio, spazi e poi ovviamente con delle azioni dirette nel nostro territorio che prevedono ad esempio l'organizzazione di una spiaggia libera dove attraverso prenotazioni organizziamo gli spazi in maniera tale di garantire una distanza di sicurezza di almeno 5 metri tra un ombrellone e l'altro, mentre gli ombrelloni, quelli tradizionali, quelli che vengono prenotati ogni anno, comunque stanno a distanze molto ampie. Bibione è una spiaggia grande, quindi già in precedenza gli spazi tra i vari ombrelloni e gli SDAI erano veramente notevoli, quest'anno sono aumentati. E le altre cose che stiamo facendo riguardano soprattutto la comunicazione, cerchiamo di trasmettere, come dicevo, sicurezza, trasmettiamo le azioni che stiamo facendo, cerchiamo di dare delle informazioni quotidiane in maniera molto corretta e diciamo che i numeri ci stanno dando in qualche modo ragione. Da una grande diffidenza iniziale da parte di tutti, da un timore del tutto giustificato, i primi clienti che cominciano a tornare nelle nostre spiagge poi comunicano ai loro amici, agli altri ospiti della nostra località, ma dico del tutto l'Alto Adriatico, dicono che la situazione è tranquilla, si sta bene, quindi si può trasmettere anche agli altri amici. Venite in vacanza tranquillamente, potete trascorrere un periodo di assoluta serenità. È stata presentata a Trieste Palchi nei Parchi, kermesse caratterizzata da 8 appuntamenti che tra il 24 luglio e l'11 settembre animeranno Bosco Romagno e Parco Rizzani. Ce ne parla l'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli. Palchi nei Parchi è musica, è teatro, è tutela dell'ambiente e promozione del territorio. Sì, tutto insieme. Beh, l'anno prossimo magari ci mettiamo ancora anche qualche altro ingrediente e soprattutto magari faremo un cartellone più lungo. Quello di quest'anno è stato improvvisato perché le persone che lavorano al servizio forestale ci hanno raccontato questa loro idea di realizzare dei palchi veramente poche settimane fa. Il lavoro vero l'abbiamo cominciato un mese fa, abbiamo deciso le dimensioni dei parchi, che sono piccoli parchi proprio perché sono inseriti in un contesto forestale, no? Quindi non possono essere troppo impattanti e dunque richiedono una programmazione ad hoc perché sul palco ci stanno poche persone e bisogna ragionare su quali spettacoli mettere in campo. Quindi l'abbiamo fatto in poco più di un mese, credo che sia una bella iniziativa
e sono convinta che avrà il successo che si merita e questo ci consentirà di riprogrammarla l'anno prossimo, come vi dicevo, ampliandola. Gli accessi saranno contingentati, è necessario registrarsi? Assolutamente contingentati, è necessario registrarsi sul sito di FVG Orchestra, che è il soggetto di produzione culturale che coordina tutti i soggetti che partecipano, che sono ERT, l'Ente Regionale Teatrale, Mittelfest e Fondazione Bon. Si è svolta con successo al Citafiera di Martignacco la seconda edizione di Custom Bike Builder Party, un'iniziativa nata nel 2019 dalla passione di Gigi Doria, titolare del locale Buco. Si è trattato di una manifestazione dedicata alla Custom Culture, una vera e propria corrente artistica applicata ai motori. Vediamo il servizio. Citafiera riparte dalla passione per i motori che, multiforme e trasversale, racchiude tantissime diverse correnti. Tra queste, amatissima la Custom Culture, una vera e propria corrente artistica applicata ai motori. Citafiera, in collaborazione con il locale Buco, ha organizzato con successo la seconda edizione del Custom Bike Builder Party, un'iniziativa nata nel 2019 dalla passione di Gigi Doria, uno dei tre del Buco, che da oltre 10 anni aveva in mente di proporre in territorio friulano un evento per raccontare come l'arte è in grado di contaminare e personalizzare l'universo dei motori. Citafiera torna quindi con positività a proporre eventi per il suo pubblico, pensati seguendo le nuove linee guida in tema di sicurezza. L'atmosfera anni 50 ha invaso il centro commerciale, nelle ampie parti espositive interne ed esterne dedicate a moto e auto customizzate americane d'epoca e non solo. Presenti inoltre i preparatori di moto e i professionisti della personalizzazione degli interni auto. Tra i protagonisti della seconda edizione, Alessio Mattiazzi, artista che a mano libera ha realizzato live delle creazioni su caschi. Si è rinnovata inoltre la collaborazione con Low Ride, che ha portato una serie di moto speciali, pezzi unici d'epoca in esposizione e che ha curato un set fotografico. Praticamente io sono un custom painter, in italiano sarebbe un personalizzatore, un artista che personalizza qualsiasi cosa. Lavoro principalmente per un'azienda che produce caschi da moto, per 70s, e basta. Allora, la mia passione nasce da piccolo, quando mio papà mi portava ai motoraduni negli anni 90 e vedevo le prime moto customizzate con i serbatoi, con i classici draghi e i personaggi mitologici, e pensavo anch'io da grande voglio la moto disegnata. Mi piaceva disegnare e quando avevo 12-13 anni ho cominciato a decorare le mie prime bici, i primi caschi, ad usare l'aerografo. Poi questo mondo è cresciuto, si è evoluto e l'arrivo di internet ci ha aiutato molto a comprendere quello che viene fatto in America, ma quello che viene fatto anche in Asia, a fondere un sacco di culture diverse. La moto ce l'ho praticamente da 4 anni, è stata realizzata da Asso Special di Caro Colombo e io quest'anno mi sono dedicato e l'ho leggermente modificata nell'estetica, appunto ho cambiato un po' la livrea, gli ho fatto fare appunto un paio di modifiche e ho fatto fare appunto la sella Gabriele, che ha fatto un lavoro spettacolare. La moto mi sembra venuta abbastanza bene, adesso devo solo provarla perché appunto da quando l'ho terminata non sono mai riuscito a provarla concretamente. È il secondo anno che ci vengo, penso che sia una bella cosa anche perché ultimamente lo stanno organizzando pochissime cose, quindi a essere riusciti quest'anno con tutti questi problemi che ci sono a organizzare una cosa del genere è veramente... Siamo allo sport e parliamo di calcio femminile. Doppio colpo del Tavagnacco in vista dell'inizio della prossima stagione agonistica. La società gialloblu si è assicurata il difensore classe 2000 Melissa Tumei e la centrocampista classe 1995 Zoe Caneo. Tumei proviene dalla Florenzia San Gimignano. Di origini italo-irlandesi è una giovane dai piedi buoni che porterà un contributo importante alla retroguardia del Tavagnacco. Caneo, originaria di Villafranca, arriva dal Chievo Verona. È abile in fase di interdizione e di ripartenza, ha un'ottima visione di gioco ed è dotata di un tiro forte e preciso.
altri due tasselli della nuova squadra che si appresta a prendere parte al campionato di Serie B femminile. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, un saluto da Mayra Trevisan e buon proseguimento con i programmi di Caffè TV 24.